Ciao ragazzi, allora ho deciso di registrare su questo canale anche la mia collezione di smalti e nel corso dell'apertura di questo canale vi farò vedere anche le nail art che faccio e niente, vi lascio vedere le mie cose. Questa è la mia collezione di smalti. Prima di farvi vedere smalto per smalto, vi premetto che non li ho comprati tutti in una volta sola, ma li ho comprati in vari anni. Sono ben 7 anni che mi compro gli smalti, quindi non è in un giorno solo che me ne sono comprata, se l'hai pazza, se no. Allora, comincio con questi. Allora, questi sono delle smalti da sono dei kit. Ho questi, ho della Pupa Fluffy Velvet, il 002. Ho questo nel Art Mania Bubble, il numero 00011. Ho questo di Pupa sempre nell'Art Kit 931, white e pop blu, quelli che si sgretolano. Poi ho questo di Pupa uguale a quell'altro, il 922, il 992 e questo di Deborah, che dovrebbe funzionare, cioè te gli dai la base e fai le forme e dopo un po' ti prendi colore. E questo è il numero 90 06. Poi ho questo nail polish remover della Wacom, che mi ci trovo bene. Poi questo di Miss Broadway, l'acetone. Poi ho questo della Wacom, ormai quasi finito, leva smalto senza acetone. Poi ho una bomboletta di Express Dry, spray della Essence. Poi ho vari oggettini, penna correggi smalto, il gel, il rinforzante trasparente della X-Style. E poi qua ci stanno tutti i miei smalti, ci stanno Wacom, Deborah, Essence, questi SC, questi brillanti nati, questo nuovo della Laila, trovato nel giornale. Poi sulla Pupa, Collister, Kiko, varie marche. Che se poi volete che me lo richiedete, vi faccio vedere colore per colore. E comunque ce l'ho giallo, marrone, verde, rosa, rossi, brillantinati, non brillantinati, effetto gel, effetto zucchero, bianchi, ce l'ho di tutti i colori. Spero che mi richiedete di farvi il video dimostrativo e vabbè, questa è la mia collezione e niente, non so che altro dire. Però non voglio farvi stare troppo qui, quindi vi saluto.